E San Pio da Pietrelcina, quanto ha sofferto, non solo per i segni della passione, ma quanto ha sofferto per incomprensioni, isolamenti, sofferenze. E qual è stata la sua risposta? Il suo sì al Cristo crocifisso e alla Chiesa. Il Signore poi sa ricolmare i suoi servi fedeli e opera prodigi, trasforma, rende questi nostri fratelli e sorelle che sono nella contemplazione del Signore strumento di quella sua misericordia che converte e cambia i nostri cuori, ci libera da quelle contraddizioni, da quelle ipocrisie che molte volte accompagnano la nostra professione di fede e rende autentica la nostra capacità di essere segni veri, testimoni di quella presenza di Cristo che continua ad essere il segno che trasforma e rinnova il mondo. Allora invochiamo l'intercessione di Santa Teresa di Gesù, invochiamo l'intercessione di San Pio da Pietrelcina, perché sappiamo essere sempre segni della presenza del Signore che continua ad attraversare la storia, perché è una storia che ha bisogno ancora di essere redente, di essere santificata, di essere portata alla purezza con cui il Signore ha voluto noi usciti dalle mani del suo amore, dalle mani di questo suo farsi uno di noi, per rendere accessibile l'esperienza di Dio per ciascuno di noi. Che San Pio da Pietrelcina e Santa Teresa di Gesù ci aiutino ad essere segni di questa presenza che continua a santificare il mondo. Cristo Gesù.